Voga 2015, giorno 26. L'argomento di oggi è: se avessi 100 euro alla settimana tutti per te, come li spenderesti? E devo dire che sicuramente li spenderei in ambito tecnologico, perché essendo un geek, probabilmente passerei il tempo su eBay, su Alibaba, su Latin the Box e tutta un'altra sfilata di siti, soprattutto di produttori cinesi, e mi manderei a ritirare ogni genere di fesseria, perché già adesso lo faccio quando ho la possibilità, quando ho qualcosina di messo da parte, di sperimentare, di acquistare degli piccoli oggetti, delle cose che mi incuriosiscono per vedere un pochettino come si comportano e se è possibile anche trovarci magari una forma di business, perché per esempio in questo momento ci troviamo all'interno del mio ufficio, lì sopra c'è il laboratorio, qui sotto c'è questo casino infernale perché sto smantellando tutto. Perché qui lo trasformo in una specie di piccolo negozietto e ho intenzione di vendere un pochettino di minuterie, cineserie, robe così, no? E quindi, dato che già adesso passo il tempo guardando le cose cinesi più strane, sicuramente darei un'occhiata alle minuterie ancora più cretine, più strane, e comunque passerei il tempo a ordinare roba dalla Cina, questo sicuramente. E voi invece, se aveste 100 euro tutti per voi una volta alla settimana, come li spendereste? Fatemelo un po' sapere con un commento, e naturalmente non dimenticate di fare pollice in alto, condividere questo vlog e iscrivervi al canale. Bene ragazzi, io sono Grizzly, questo era il giorno 26, il Voga 2015 sta per concludersi e ho qualcosa in serbo per l'ultimo giorno. Comunque, noi intanto ci vediamo domani con il prossimo vlog. Ciao a tutti!